10 anni di Mia e siamo fieri di poter dire che sono 10 anni trascorsi anche con il supporto dell'agenzia ICE, che fin dalla prima edizione è a fianco di questa importantissima rassegna ed è il principale supporter istituzionale del mercato. Con il Covid pensavamo che le fiere in presenza sarebbero state cancellate dagli incontri a distanza, invece abbiamo scoperto che sono sempre più importanti. Peraltro questa è la manifestazione più importante del settore che si svolge in Italia, in una città che ha una grandissima tradizione in questo settore che è Roma e nella quale ovviamente ci sono importantissimi contenuti sia legati alla parte espositiva che alla parte dei talk e della presentazione di nuovi contenuti, ma anche una grande opportunità che è quella di portare sempre più il cinema, i documentari, la TV, l'animazione, i videogiochi italiani nel mondo ed è per questo che l'agenzia ICE da sempre in modo molto forte quest'anno aumenta la proiezione internazionale di Mia soprattutto con gli incoming 300 operatori da 45 mercati esteri che svolgeranno, faremo i conti alla fine, migliaia e migliaia di incontri con i produttori italiani. La tecnologia è, abbiamo scoperto che è una sorta di marea che non è neanche tanto lenta, molto veloce e inarrestabile rispetto alla quale i settori del Made in Italy e quello dell'audiovisivo lo è a tutti gli effetti. Abbiamo visto che sono pronti ad adattarsi e anzi spesso a cavalcare ed anticipare queste nuove tecnologie. Un po' come accade per i settori più tradizionali, anche nel settore dell'audiovisivo avremo sempre la tradizione, i contenuti e la capacità di raccontarli tipiche della sensibilità italiana che grazie alle nuove tecnologie troveranno nuove frontiere e nuove opportunità di presenza. Del resto stiamo vivendo in questi anni una grande vivacità del settore, basti pensare che in pochi anni dal 17 al 22 è raddoppiata la presenza dei titoli italiani sì nelle sale ma anche molto nelle piattaforme e anche molto nei nuovi strumenti digitali. Direi quindi che c'è lavoro da fare ma che siamo sulla strada giusta. Mia compie 10 anni, penso che uno dei compleanni che ci ricordiamo tutti noi con più emozione, non solo noi ma anche quello delle persone care, è la prima candelina da 10 anni che è un traguardo importante. Io direi che il prossimo traguardo di Mia che sarà tra 8 anni è quello della maggiore età. Questa manifestazione è già grande, aspettiamo che diventi maggiorenne.